Dopo il caso del Palaestra Mario d'Agata, messo in ginocchio dalla tempesta di acqua e vento dello scorso 13 luglio, è in arrivo un nuovo allarme per un'altra struttura sportiva della zona, il Palazzetto dello Sport di San Laurentino, che si trova a rischio chiusura. San Laurentino non ha problemi per la violenta tempesta, San Laurentino ha problemi per la mancata cura di questi anni e per i mancati adeguamenti che una legge prevedeva e imponeva già dal 2011. Il tutto in un palazzetto che non è nostro, ma è del demanio, e quindi anche insieme all'assessore Nisini, che è il riferimento dell'amministrazione per il patrimonio, abbiamo fatto partire un procedimento al fine di valutare la riacquisizione, cioè la possibilità di poterlo apprendere come amministrazione e poterci lavorare, perché nessuno può lavorare in un bene che non è proprio. Quindi il problema del palazzetto è un problema antico, è un problema che riguarda la sicurezza di chi ci va, quindi sia delle scuole la mattina che delle associazioni il pomeriggio, e quindi è un problema che è stato rimandato per molti anni e non è più rimandabile. Ad ottobre potrebbe chiudere, noi siamo pronti alla chiusura, nel senso che il tema di giocare a nascondino con i problemi, insomma, finisce qui, no? Ora bisogna avere chiaro un fatto, cioè che la sicurezza è una priorità. Dobbiamo anche, e lo abbiamo già fatto, stimolare il proprietario, che è il demanio, a fare due cose: o ce lo dà e quindi ci lavoriamo noi, oppure ci lavorano loro. Ma sta di fatto che o loro o noi, qualcuno in sicurezza, per la certezza delle famiglie, delle associazioni, delle scuole, ce lo deve mettere.